Allora, mi rendo conto che non è che ci si può presentare a casa di gente sempre con una torta gigante. Quindi, perché non provare qualcosa di un po' più smart? Tipo. Si chiamano? Tipo dei piccoli tortini di cioccolato. Qui, nel frattempo, si sta sciogliendo il cioccolato fondente a bagnomaria. Mentre qui di fianco facciamo sciogliere del burro. Imburriamo un pochino queste formine tondeggianti. Ecco, intanto che aspettiamo che il cioccolato si fonda, ci tengo a sciogliere un dubbio del nostro gentile pubblico riguardo al servizio d'asporto. Tre cose fondamentali. Uno, il servizio d'asporto è solo da lunedì a giovedì. Due, il servizio d'asporto è solo dalle 4 alle 5 del pomeriggio all'interno della Circonvalla. Tre, il servizio d'asporto è annullato. Metto un po' di biscottini sbriciolati. Il nostro cioccolato è pronto e lo metto dentro là. Burro e poi mischio col frustino. Ormai ha acquisito una dimestichezza proprio inverosimile. Poi ci buttiamo dentro 100 grammi di zucchero, che più o meno è così. Tre uova. L'ho buttati dentro uno per volta. Questo è rotto, eh? Non bene. Giallo, bianco, tutto dentro. Cioè, voglio dire, tuorlo e albume. Infine 50 grammi di fecole patate o farina. Ecco, adesso riempiamo i nostri sei campioni di questa mousse fino a metà dell'altezza più o meno, perché sennò poi esplodono. Ecco, un dolcetto così viene 6-7 euro al ristorante, noi ne abbiamo fatti 6 con 2 euro forse. Il consiglio è, se portate questi dolcetti a casa di amici per cena, fatevi pagare. Ecco, il dolcetto è pronto. I sentori sono quelli del. È presente il pneumatico quando brucia? Io adesso non l'assaggio perché. Però vado in fiducia. Arrivederci.